Bentornati Ciao a sul tutti. canale. Oggi è la domenica di Carnevale, anche se in realtà voi vedrete questo video tipo fra Ogni tantissimo scherzo tempo. vale. Siccome Giorgino di nuovo ce l'ha fatta a contenersi negli acquisti e ad essere molto proficuo nelle letture, anche questa volta farà il Book Haul e il Wrap Up di febbraio tutto Anche perché sto insieme. mese c'è Book Prime, mi sa che non sarò molto contenuto negli acquisti, però tutto è possibile. Allora, sto mese. Sto mese quindi ha comprato 3 libri e ne ha letti 7. Beato lui. Vediamo cosa ho comprato. Allora, visto che avevamo un programma per San Valentino, una gita di 3 giorni a Bologna, mi ero comprato in questo libro Bologna e Emilia Romagna per dare un'occhiata prima della partenza a quelli che hanno, diciamo, i monumenti, le cose importanti, le strade, le vie, case, vicoli e palazzi, tutto quello che c'è, e abbiamo fatto una bella gita a Bologna. Tra l'altro questo l'abbiamo pagato 2 euro, mi pare. Sì, perché l'abbiamo trovato Sì. al regalo. Edizioni White Star. E dentro sono praticamente tutte delle foto, delle cose. Scusa, ho paura di tirarti una legnata sulla faccia. Guarda che ti sistemerebbe solo. Sì, in realtà sono più che altro panorami, però diciamo da questo, bene o male, si capiva cosa vedere, cosa no. Non è una di quelle guide, diciamo solite, insomma, cioè non è una guida. Ne Gli altri 2 libri me li ha regalati Meli. Uno, abbiamo presi, cioè li ho presi al mercatino. questo al Sì, uno al mercatino, mercatino. Tutti giù per terra di Giuseppe Colicchia, un libro di parecchi anni fa, che forse un po' datato, però serve comunque a capire che cosa sono stati realmente gli anni Beh, un 80. po' datato, però è stato rivisto, quindi c'è anche l'edizione, tra Più virgolette, moderna, che si chiama moderna. Remixed, che ha cambiato un Sì. po' tutta lo sfondo, quello che ha sostituito gli anni 80 con i 90, eccetera. Vabbè, questo l'abbiamo pagato 3,40 euro ed è della Thea. È Al mercatino, sempre. Invece questo regalo di per Melissa, San Valentino. Andrà Cotti il cinese, che devo dire che è uno dei migliori gialli noir che ho letto quest'anno, perché riesce, diciamo, con una scrittura che comunque è scorrevole, una trama vincente, a raccontare quello che è la comunità cinese in Italia e anche il problema della mafia cinese, delle triadi, con un personaggio molto particolare che si chiama Luca Wu, che è di origine cinese ma nato in Italia, come dice, sottolinea il cognome Wu. E quindi la particolarità di questo libro è proprio questo, e c'è questo investigatore che si sente un po' una banana, nel senso che è giallo fuori e bianco dentro, come ha detto lui. Comunque è un ottimo giallo noir che scorre 500 pagine che si divorano in un paio di giorni. Edito dalla Rizzoli a 19 euro. E con questo finisce la parte Book Haul Wrap Up. Adesso c'è No, solo la aspetta, parte. aspetta, però 2 di questi libri, che fanno parte del book haul, sono orientati anche nel wrap up, perché l'ho letto immediatamente, Sì, giusto? ma ne hai appena parlato. E quindi, E no, quindi quindi boh. non ne parlo più, dico che queste sono state 2 letture del mese, acquistate, subito lette, e non ne parlo più perché ne ho appena parlato, giusto? Sono Stavo intelligente. appunto dicendo che adesso è finita la parte Book Haul Wrap Up, c'è solo la parte Wrap Ah, ecco Up. perché Ma adesso. naturalmente ascoltare non è No, una ma ho delle sue capito. doti. Oh, Ma ti ha gli fatto occhiali! bene. E uccide in diretta, così. Puoi ricambiare. Dopo. Perché non voglio far Questo vedere sangue. è Fiammemetta, il colore dell'incendio, che è la seconda parte della prevista trilogia della guerra, che era iniziata con Ci rivediamo lassù. E Fiammemetta non sa solo essere un grande scrittore di noir, ma essere uno scrittore. Sa anche essere uno scrittore a tutto tondo, infatti qui si è dedicato un po' a una sorta di storia che ricorda un po' alcuni romanzi d'appendice del secolo scorso, e alla fine cita addirittura Alexandre Dumas tra i suoi maestri, quindi sapete già cosa aspettarvi, diciamo, da questo tipo di romanzo. Una storia avvincente che racconta la vicenda di una donna che è la sorella del protagonista di Ci rivediamo lassù, che si trova di colpo ricca ereditiera, che viene privata di tutto a causa della cattiveria di alcune persone, ma lei trova il modo di risalire alla china e di perpetrare la sua spietata vendetta. Mai fare
arrabbiare una donna, mai fatto arrabbiare. Giorgio Bassani, 5 storie ferraresi, ha vinto il premio Strega negli anni 50-56, mi sembra, e dopo aver letto Gli occhiali d'oro e Il giardino dei Finzi Contini, che ce l'hai? Il giardino dei Cinzi Finzi Contini. Poi termino, diciamo, la mia esplorazione di Bassani con questo romanzo, che sono 5 racconti in realtà, di cui purtroppo non tutti sono di uguale livello, ho preferito il primo e il terzo, ma soprattutto, più che definire racconti, sono degli affreschi, sono 5 personaggi che vengono ritratti con tutta la vita circostante, proprio per dare un'idea di quella che è stata Ferrara durante, prima e dopo la guerra. E diciamo, forse un po' invecchiata come scrittura, ma comunque una lettura che non deve mancare, diciamo, nella libreria di tutti coloro che si definiscono librofili. Niente. Ecco, questo libro è stato una parziale delusione, perché mi aspettavo, visto che il fatto del Canaro della Magliana è tornato in auge grazie al film Dogman, che lo scorso anno è stato premiato a Cannes. L'attore è stato premiato a Cannes. E si sono messi assieme Lulli, che è un ottimo cronista, nonché giallista, con Antonio Del Greco, che fu il capo della squadra mobile, che all'epoca condusse le indagini. Mi aspettavo qualcosa di eclatante, in realtà è la parte romanzata è abbastanza ordinaria, niente di eccezionale. E la parte storica è abbastanza meccanica, quindi un libro a cui ho dato un 6 politico, non senza infamia e senza lode, però mi aspettavo qualcosa di più originale rispetto a tutto quello che abbiamo letto e saputo in questi anni, tra giornali, libri che sono stati dedicati a questa vicenda. Tra l'altro, il film sul canale è stato premiato a Cannes. Coincidenze. Io non credo. Poi questo è uno, forse il miglior libro che ho letto questo mese. Vabbè, Philip Roth per me è sempre una sicurezza assoluta. Il Teatro di Sabbath è stato forse il suo libro più controverso, perché anche la stessa critica americana si è divisa. Qualcuno ha urlato al capolavoro, qualcun altro alla schifezza più immonda. Però io lo ritengo un libro in cui c'è tutto Roth, e c'è un'analisi psicologica... Tutto Roth. È un'analisi psicologica molto approfondita, e c'è un quadro sociale sullo sfondo che emerge prepotentemente ad ogni pagina, c'è un impatto sessuale, perché questo protagonista è un personaggio molto particolare, non anticipo niente, comunque è un libro che merita di essere letto, secondo me è uno dei migliori Roth di sempre, non è facilissimo ingranare, anche perché viene giocato il racconto su due piani temporali, quello attuale in cui il protagonista Sabbath, si chiama Mickey Sabbath, infatti il teatro di Sabbath, racconta il presente, e poi c'è lo stesso Sabbath che attraverso un'altra chiave narrativa racconta il suo passato, in cui è stato bambino, in cui è stato soldato, è andato in cerca di amore mercenario in Sud America, ha il fratello morto in guerra, la prima moglie è scomparsa e c'è qualcuno che pensa che sia stato lo stesso Sabato a ucciderla, fra sparire il corpo, mentre quella più attuale parte dal momento in cui l'amante di Sabato muore e lui si ritrova un po' a fare i conti non col passato, col presente, ma soprattutto col futuro. Un libro secondo me da 8,5 e un capolavoro. Ma Sabato aveva una sorella che si chiamava Domenica. Non lo so. E poi La Camera Azzurra di George Simenon, questo è il libro che abbiamo scelto per il gruppo di lettura di Domodossola. È un Simenon che paragona un po' a quello di... Che è successo? Paragona un po' a quello del Mio Giudice, visto che le vicende non sono simili proprio, ma hanno dei punti di contatto molto evidenti. È sempre la... C'è il piede che spunta. Sempre Simenon è straordinario nella sua analisi psicologica, nell'approfondire quello che è il quadro dei personaggi, e qui ci racconta un giallo in senso inverso, in quanto il mistero non è scoprire il colpevole, ma scoprire chi è che è stato effettivamente ucciso. E preferisco in realtà altri Simenon che sono più strutturati nella trama, come L'uomo che guardava passare i treni, L'orologiaio di Everton, Il piccolo libraio di Arkhangelsk o L'angioletto, però questo è comunque un libro che merita di essere letto e fa parte della mia dose annuale di Simenon. Ho deciso di concedermene 2 o 3 l'anno e
Da quando, perché insomma è uno scrittore che non può essere letto a getto continuo. Non si possono leggere 2 o 3 seminari di fila, bisogna centellinarlo. Letto uno, bisogna lasciare passare qualche tempo affinché siamo in grado di rituffarci un'altra opera di questo genio belga. Direi che ho terminato, sono stato forse un po' ridondante, che dici? Però il quadro delle mie letture del mese sette, e delle mie entrate, molto scarne perché mi sono impedito di comprare libri fino al Book Pride, è terminato. Godetevi il carnevale, ciao a tutti. Ormai se lo saranno già belli Allora, oggi è goduti. domenica, vabbè, Sì, ma sì, ma io lo dico oggi mi che... siete goduti il carnevale, Ecco, se no? fateci sapere se avete letto qualcuno di questi libri, se vi siete goduti il carnevale, se qualcuno di voi sa il Book Pride milanese, così possiamo vederci, fare due chiacchiere. Chiacchiere, perché carnevale le chiacchiere ci sono sempre bene. C'è solo un problema. Fare. Che questo video andrà su dopo il Book Pride. Vabbè, se ci siamo visti al Book Pride è stato un piacere allora. Fateci sapere se ci siamo visti al Book Pride Ciao a o se ci tutti! avete incrociato. Noi saremo quelli, cioè, anzi, saremo stati quelli con il carrellino Ci arancio. riconosce, diciamo che ultimamente ci riconoscono tutti, Per tipo forza, l'altra cioè. sera siamo andati al cinema, scusate questa divagazione, la cassiera del cinema fa, mi ricordo di voi, puntando a me fa, lei è quello che ha voluto farsi la foto col pupazzo di Guerre Stellari qualche mese fa, perché persone di 50 anni che si fanno le foto con Darth Vader in posa, non credo ce ne siano tanti. Meno male. Vabbè, dai, abbiamo concluso. Che diciamo? Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.